Evangelo di Luca, capitolo 22, i primi 34 versi. A Dio vada la gloria. La festa degli azimi, detta la Pasqua, si avvicinava. E i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, ma temevano il popolo. Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei 12. Egli andò a conferire con i capi dei sacerdoti e i capitani sul modo di consegnarlo nelle loro mani. Essi si rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro. Egli fu d'accordo e cercava l'occasione buona per consegnare loro Gesù di nascosto alla folla. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararci la cena pasquale, affinché la mangiamo. Essi gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose loro: quando sarete entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove egli entrerà e dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire, dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà, al piano di sopra, una grande sala mobiliata, qui apparecchiate. Essi andarono e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, perché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo, distribuitelo tra di voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane, rese grazie, lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. Del resto, ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola, perché il figlio dell'uomo certo se ne va, come stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito. Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri chi sarebbe mai tra di loro a far questo. E fra di loro nacque anche una contesa, chi di essi fosse considerato il più grande. Ma egli disse loro: i re delle nazioni le signoreggiano, quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori, ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande? Colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ora voi siete quello che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Pietro gli rispose: Signore, sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte. E Gesù: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu mi abbia negato 3 volte di conoscermi. Chiudiamo i nostri occhi. Gloria al nome del Signore. Un attimo vogliamo aprire il cuore davanti all'Eterno. Sia benedetto il tuo nome, Signore Dio. Gloria a te, oh Padre Celeste. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, perché possiamo accostarci a te, alla tua parola, alla tua messa in questa mattina, e non vogliamo farlo come un rito, come un'abitudine, ma vogliamo con tutto il cuore, Signore, essere davanti a te per ascoltare la tua parola, Signore Dio, e per ricevere da te gli insegnamenti che tu hai preparato per la nostra vita. Signore, che il tuo spirito possa guidare la meditazione della tua parola, che il tuo spirito possa fare breccia nelle nostre vite, affinché dopo averlo udita la possiamo praticare. Signore, opera tu e parla tu dall'alto, te lo chiediamo in Cristo, il tuo Figlio, il nostro Salvatore, che è benedetto in eterno.
Amen. Gloria al Signore. Accomodatevi. Gloria al nome di Dio. Al verso 15 abbiamo letto, sono le parole di Gesù: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Sono le ultime ore della vita terrena del nostro Salvatore. E Gesù a breve sarebbe stato arrestato, dopo essere stato tradito, sarebbe stato preso dai soldati romani e sarebbe iniziato tutto quel processo farsa che lo avrebbe portato poi alla condanna e alla crocifissione. E Gesù decide di trascorrere questi momenti, gli ultimi, ripeto, della sua vita terrena, lontano dalle folle, lontano dai rumori, lontano dalla città. Decide di trascorrerla con i suoi 12 discepoli, quelli che aveva chiamati all'inizio, e decide di trascorrerli in una stanza, in intimità, ripeto, lontano da tutto quello che avveniva a Gerusalemme in questi giorni particolarmente sentiti dal popolo giudaico. E questo qualcosa che deve rallegrare i nostri cuori, perché il fatto che Gesù dica io vivamente desiderato, come diceva la Luzi e la Diodatio, grandemente desiderato di trascorrere questi momenti con noi, ci ricorda una cosa bella, bellissima: il Signore desidera trascorrere del tempo con tutti quanti noi, anzi non semplicemente lo desidera, grandemente lo desidera, vivamente lo desidera, perché Lui ama ciascuno di noi e desidera con noi che siamo per grazia Suoi figli poter avere intimità, comunione, trascorrere del tempo. Quanto è bello questo! E quanto è prezioso e deve essere prezioso per ciascuno di noi il tempo che possiamo trascorrere davanti al Signore. Noi spesso lo diciamo e lo ripetiamo, e forse delle volte diventa quasi un ritornello, un'abitudine, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, qui c'è la mia presenza. Ma fratelli, sorelle, questo ci rivela qualcosa di straordinario. Gesù è qui nel nostro mezzo stamattina, e vi dico una cosa ancora di più: Lui ha grandemente desiderato di essere qui nel nostro mezzo stamattina, ha vivamente desiderato di condividere quest'ora con ciascuno di noi, e sia benedetto il nome dell'Eterno per questo, perché non è qui per un dovere o per un'abitudine. Il Signore è qui perché lo desidera, perché desidera poter avere una relazione personale con ciascuno di noi, e in questo momento in cui noi siamo riuniti nel suo nome, Lui desidera poter comunicare la sua benedizione, desidera poter comunicare le sue virtù alla nostra vita, desidera poter comunicare qualcosa ai nostri cuori, qualcosa che possa rimanere indelebile nella nostra vita, qualcosa che possa guidare i nostri passi affinché possiamo imparare ogni giorno di più a camminare meglio secondo quella che è la sua volontà. Sì, il desiderio di Gesù era quello di stare con i suoi discepoli, e nasce dal fatto che, come abbiamo detto prima, il Signore sapeva benissimo che quelle erano le ultime ore della sua vita terrena. I discepoli non l'avevano capito, malgrado Gesù lo avesse annunziato tante volte, che sarebbe andato a Gerusalemme, che sarebbe stato tradito, che sarebbe stato preso, messo alla croce. Gesù lo aveva detto tante volte, ma i discepoli ancora non l'avevano capito. E invece Gesù sapeva tutto questo. Ora, noi non sempre riusciamo a comprendere le parole del Signore, e non sempre riusciamo a comprendere i tempi e i momenti dell'opera di Dio. Delle volte Dio parla e noi non capiamo, non comprendiamo, non realizziamo che si stanno adempiendo delle cose nella nostra vita, nel piano di Dio per noi e per il mondo intero. Ecco, possa il Signore darci grazia di avere un cuore più sensibile alla sua voce, per poter non soltanto dire ma anche intendere quello che Lui dice, affinché possiamo veramente vedere l'opera di Dio che si realizza nella nostra vita, nel nostro mezzo. I discepoli erano lì ma non capivano che quella era l'ultima cena, che in quel momento davanti a loro c'era l'agnello di Dio che stava per immolarsi per i loro peccati. Non capivano che quei momenti erano gli ultimi che stavano vivendo insieme al Signore, che era l'ultima occasione, le ultime occasioni per stare insieme al loro Maestro. E quante volte noi non riusciamo a comprendere, per la nostra poca intelligenza spirituale, che ci sono delle occasioni che non si ripeteranno più, che non si rinnoveranno più,
Noi tante volte crediamo che le occasioni si ripetono all'infinito, ma le occasioni nella nostra vita possono anche ripetersi, ma viene il momento, prima o poi, dell'ultima occasione. L'ultima occasione per accettare Cristo nella nostra vita, l'ultima occasione per accettare la sua chiamata al servizio, l'ultima occasione per poter essere da Lui tirati fuori da qualche vizio o da qualche schiavitù che ci sta magari frenando nella nostra crescita spirituale. Arriva prima o poi l'ultima occasione. Non sempre riusciamo a capirlo. Ecco, anche in questo Dio ci dia grazia di avere sapienza, per capire che la nostra vita non è qualcosa che si ripete all'infinito, non è come un gioco della PlayStation dove quando appare la scritta Game Over tu riavvii il gioco e rinizi da capo. No, la nostra vita è qualcosa che si manifesta lungo una strada a senso unico, e quando appare la scritta Game Over, quando il Signore stabilisce che i nostri giorni sono finiti, non si potrà più riniziare, non ci sarà più un'altra occasione, non ci sarà più un'altra possibilità, perché dove l'albero cade, lì rimane. Non lo comprendevano i discepoli che era l'ultima occasione e che lui stava per essere immolato, non riuscivano a capire questo qua, e questo è qualcosa che deve farci riflettere, affinché nella nostra vita possiamo saper ben pesare e valutare tutto quello che avviene. Sono lì in questa stanza, una stanza che era stata procurata dai discepoli ma preparata dal Signore. Lo abbiamo letto, Gesù dice a Pietro e Giovanni: andate, incontrerete un uomo che è una brocca d'acqua, ditegli dove mangeremo la cena del nostro maestro. E loro arrivano, trovano tutto come il Signore aveva detto, preparano la stanza e lì si svolge tutto. È bello considerare anche qui brevemente una cosa: quello che è la parte più difficile, trovare la stanza nei giorni della Pasqua a Gerusalemme, non era la cosa più facile, anzi, lì accorrevano centinaia e centinaia di persone per celebrare quella festa. La cosa più difficile la fa il Signore: trova il luogo dove celebrare la Pasqua, poi dice ai suoi discepoli: andate e preparate. Preparate con loro affinché possiamo consumare insieme quest'ultimo pasto. Ed è bello sapere questo, che Dio fa sempre la parte più difficile nella nostra vita e che Dio poi ci concede l'onore di collaborare con Lui per poter fare le cose. Ecco, è bello questo. Le cose più difficili le fa sempre il Signore, le cose impossibili all'uomo le fa il Signore, e quando Dio ci chiama e ci chiede di fare qualcosa è perché sa che è alla nostra portata e ci vuole onorare, malgrado Lui potesse fare tutto, ci vuole onorare di poter collaborare con Lui. Grazie a Dio per questo onore straordinario che Lui ci dà. Al Signore non era difficile far sì che quella stanza fosse preparata, ma vuole dire ai suoi discepoli: lavorate insieme a me, collaborate con me, fate qualcosa anche voi affinché possiate essere partecipi di quest'opera. Ecco, facciamo anche noi qualcosa per il Signore, siamo anche noi partecipi, collaboratori della grazia di Dio, affinché anche in questo noi un giorno possiamo presentarci davanti a Dio e poter sentire la voce del Signore che ci dice: ben fatto, bravo e fedele servitore. Ecco, non tiriamoci indietro quando il Signore ci chiama a fare qualcosa per Lui. Pietro e Giovanni vengono chiamati, vanno e trovano le cose esattamente come il Signore aveva detto. Sapete perché? Perché fanno esattamente quello che il Signore gli aveva detto di fare. Ora, delle volte capiterà che noi non troveremo le cose esattamente come ci aspetteremmo di trovarle secondo la parola di Dio. E questo non perché Dio sia cambiato e non perché Dio si sia sbagliato, ma perché delle volte non facciamo esattamente quello che il Signore ci chiede di fare. Decidiamo di aggiungere qualcosa, di togliere qualcosa, di fare qualcosa diversamente, e poi le cose non sono così come ci saremmo aspettati di trovarle. Ecco, Dio chiede che noi siamo pronti ad ubbidire ad ogni suo comandamento, e quando siamo ubbidienti alla sua volontà, state tranquilli, le cose andranno esattamente come scritto nella parola di Dio, perché Dio è fedele e le sue parole non passeranno mai senza essersi adempiuti. Però è necessario questo: ubbidire alla voce del Signore, perché l'ubbidienza va meglio del sacrificio. Andate, preparate questa stanza, perché il mio desiderio è quello di condividere con voi questi ultimi momenti. E in questo momento particolare Gesù dice appunto quelle parole: ho vivamente, grandemente desiderato.
E qui vogliamo farci una domanda stamattina, spero che ce la poniamo sinceramente al cuore nostro. Il Signore ha grandemente desiderato di trascorrere questo tempo insieme a noi, lo ha vivamente desiderato. C'è lo stesso vivo e grande desiderio nei nostri cuori di incontrarlo, di trascorrere del tempo con Lui, alla Sua presenza, nella Sua casa, certo, ma anche nelle nostre case. C'è questo desiderio vivo, grande, reale, forte, di poter avere comunione con il nostro amato Salvatore, per poter spandere il nostro spirito davanti a Lui. C'è questo grande desiderio? Possa il Signore mantenerlo vivo nei nostri cuori, e possa il Signore far sì che il primo amore non venga mai meno, ma che anzi si possa ogni giorno rinvigorire. Possa far sì il Signore che veramente nei nostri cuori ci possa essere sempre questo fervore, che non arriviamo a diventare né freddi e né tiepidi, ma che possiamo rimanere zelanti nell'opera del Signore, pieni di entusiasmo, di gioia di servire il Signore, pieni del desiderio di stare davanti a Lui, considerando quel tempo come il tempo più prezioso della nostra vita, più prezioso di ogni altra cosa. Sì, Gesù grandemente desiderava. Forse sarebbe stato più logico andarsene in disparte per salire sul monte e poter trascorrere più tempo in preghiera davanti al Padre, ricevere più forze per affrontare quell'ora difficile che si presentava davanti a Lui. E invece Gesù desiderò stare con i Suoi, desiderò stare insieme al Suo popolo. E tante volte ti capiterà che sentirai l'urgenza di fare questo o di fare quest'altro, e penserai che dedicare qualche minuto al Signore per chiedere la Sua guida, per chiedere la Sua forza, sia del tempo sprecato. No, non è mai tempo sprecato. Come Gesù desidera grandemente stare con noi, ancora di più noi vivamente dobbiamo desiderare di trascorrere del tempo alla Sua presenza. Ora, questa espressione che Gesù presenta ai Suoi discepoli, vivamente o grandemente desiderato, a secondo la versione, mi ha anche fatto riflettere su un altro aspetto. Ora, anche a noi piace stare con altre persone, no? E sicuramente ci piace stare con persone simpatiche, allegre, di compagnia, con persone amabili, con persone affettuose, con persone che ci fanno star bene e che hanno piacere a stare insieme a noi. E Gesù decide di stare con queste persone, a questo grande desiderio, nonostante però quelle persone che sono insieme a Lui non abbiano proprio i requisiti che noi solitamente chiediamo. Infatti lì, come sappiamo, ci sono delle persone che non dimostrano nessuna premura verso di Lui. Nel Vangelo di Giovanni è raccontato che arrivano in questa stanza e nessuno è pronto a lavare i piedi del maestro, ma anzi ognuno se ne sta lì seduto, tant'è che Gesù è costretto a lavare i piedi di tutti quanti. Lo sapeva Gesù questo, eppure grandemente desidera di stare con quei discepoli. Là in mezzo c'è uno che lo avrebbe tradito di lì a poco, consegnandolo per 30 denari nelle mani dei soldati romani. Lo sapeva Gesù questo, eppure lui desidera grandemente stare insieme a quei discepoli. C'è un altro che nel giro di poche ore lo avrebbe rinnegato non una, ma tre volte avrebbe detto: io non conosco quell'uomo. Eppure Gesù vivamente desidera di stare insieme a quei discepoli. Sono 12 discepoli che, come abbiamo letto dopo, quando Gesù annunzierà che la mano di colui che mi tradisce è qui nel vostro mezzo, cominceranno prima a dire chi è e chi non è, e poi subito nascerà un'aspra contesa tra di loro su chi fosse il più grande, forse per stabilire il successore di Gesù alla guida di quel gruppo. Lo sapeva Gesù, eppure Gesù desidera lo stesso stare insieme a questi discepoli. Sono discepoli che di lì a poco, quando Gesù verrà preso e verrà messo sulla croce, se ne saranno tutti lontani. La scena che viene descritta nei Vangeli parla di Gesù in mezzo a due ladroni, e solo Giovanni e Maria si ritrovano lì sotto la croce, vicino al Signore. Gli altri guardano la scena da lontano perché avevano paura. Lo sapeva Gesù, eppure desidera lo stesso trascorrere del tempo insieme a loro. Quanto ci ama il Signore, nonostante quello che siamo, nonostante i nostri difetti, nonostante le nostre fragilità, nonostante le nostre cadute e le tante volte che veniamo meno, il Signore desidera lo stesso stare insieme a noi, perché Dio non ci ha scelti e non ci ama per quello che siamo, ma Lui ci ha scelti e ci ama perché è amore e desidera comunicare il Suo amore verso ciascuno di noi. Ogni qualvolta veniamo nella Sua casa con un cuore aperto e col desiderio di incontrarlo, Lui continua a desiderare di stare insieme a noi. E stamattina Lui è qui e vuole benedire la mia e la tua
vita non perché siamo stati bravi e non perché siamo bravi, ma perché Lui è amore. E malgrado le nostre cadute, Lui stamattina ci ama lo stesso. Lui stamattina ci vuole benedire lo stesso. E se noi gli chiederemo perdono per i nostri peccati, Lui ci perdonerà perché è amore. E se noi gli chiederemo di spezzare qualche laccio che fino a qualche ora fa ci ha tenuto legati e lontani dal Signore, Lui lo spezzerà perché Lui ha desiderato stamattina essere qui, non per essere uno spettatore asettico di quello che avviene, non è qui per giudicare come è suonata la musica, l'intonazione dei canti, non è qui per valutare la grammatica o la sintassi delle nostre preghiere, non è qui per contare le parole delle nostre preghiere. Lui è qui per ascoltare il sospiro del nostro cuore, la lode, la gioia, il ringraziamento che scaturiscono dalla nostra vita. Sia benedetto il nome del Signore. Forse a te può dare fastidio qualche nota del canto, qualche nota della musica, forse a te può dare fastidio qualche parola sgrammaticata o qualche verbo coniugato in modo irregolare, ma Dio non guarda questo, Dio non dà fastidio a queste cose, perché Lui accetta un cuore che si apre davanti a Lui. Malgrado quello che siamo, il Signore desidera grandemente essere insieme a noi, e noi stamattina lo vogliamo benedire per questo. Non possiamo fare altro, perché non c'è un'offerta che gli possiamo presentare. Le nostre offerte sono tutte misere dinanzi al sacrificio di Gesù, ma possiamo dargli la gloria, la lode, l'onore, il ringraziamento, il nostro cuore, e possiamo dirgli: Signore, grazie perché tu mi ami nonostante quello che sono. Questa giornata è una giornata in cui il Signore vuole veramente dare alla vita di ciascuno di noi quello che abbiamo di bisogno. Sì, Gesù non è qui come uno spettatore, come non lo era in quel giorno, non era lì per essere servito, ma Egli era a tavola per servire gli altri, non era lì per affinché i suoi piedi venissero lavati, ma era lì per poter lavare i piedi degli altri 12. E Lui stamattina è qui non semplicemente per ascoltare le tue preghiere e le tue lodi, ma è qui per operare nella tua vita. Egli è in mezzo a noi, dice la Scrittura, come un potente che salva. Egli è in mezzo a noi come colui che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli è in mezzo a noi come colui che ancora oggi, quando viene toccato il lembo della sua veste, per fede guarisce i corpi e i cuori di quanti sono ammalati nel proprio intimo. Egli è colui che ancora oggi ha l'autorità e la potenza di far rotolare ogni pietra, di spezzare ogni catena. Lui non è qui solo per assistere, Lui è qui per agire, Lui è qui per poter darci quello che abbiamo di bisogno. Un cuore aperto riceverà tante cose stamattina, un cuore rigenerato dalla sua grazia, che lo lode e lo innalza, riceverà tanto dal Signore, perché quando andiamo davanti a Lui, noi troviamo davanti a noi una mensa imbandita, una mensa dove ci si può accostare e mangiare abbondantemente, cibi che saziano l'anima, che riempiono il cuore, che danno gioia al nostro intimo, grandemente desiderato, diceva Gesù, perché il Signore voleva avere comunione con Lui. Nonostante di lì a breve sarebbe passato per il tradimento, per gli sputi, per la corona di spine, per i flagelli, nonostante di lì a poco sarebbe stato infamato e abbandonato da tutti, Gesù proprio in questo momento desidera stare con i suoi discepoli, con i suoi, malgrado quelli che loro erano. Non li disdegna, non li critica, non li giudica, non li evita, ma li cerca. E permettetemi, se il Signore ha avuto e ha questi sentimenti, Lui che è perfetto verso di noi che siamo imperfetti, quanto più noi dobbiamo desiderare grandemente la comunione fraterna e vivere in comunione con i credenti. Prima Corinzi capitolo 10, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un unico corpo, perché partecipiamo tutti a quel pane. E stamattina, quando ci accosteremo a questo pane e a questo vino, parleremo anche di comunione nel corpo di Cristo tra i credenti. E se il Signore ha grandemente desiderato di trascorrere del tempo col suo popolo, tu ed io dobbiamo grandemente desiderare di stare insieme ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Ora,
come il corpo ha molte membra e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei, greci, schiavi e liberi. Siamo un'unica cosa e dobbiamo desiderare di stare insieme per poter insieme lodare il Signore, per poter insieme pregare il Signore, per poter insieme celebrare il nome del Signore, per poter insieme edificarci l'uno con l'altro, per poter insieme servire l'Eterno, per poter insieme essere un giorno lì nel cielo e vivere con Lui per tutta l'eternità. Gesù ha grandemente desiderato. Ecco, possa far sì che il Signore metta in noi questo stesso desiderio e questo stesso sentimento, desiderare vivamente lo stare insieme ai fratelli, malgrado i difetti che abbiamo, io e voi, desiderare grandemente di stare insieme, perché è bello ed è piacevole, dice la Scrittura, quando i fratelli dimorano insieme, perché, come conclude il Salmo, lì Dio ha ordinato la sua benedizione. Stamattina, su questa assemblea, se essere unita di un unico sentimento e di un unico cuore per innalzare il nome di Cristo, qui Dio ha stabilito la sua benedizione. E quando Dio stabilisce qualcosa, nulla può impedirgli di operare secondo la sua volontà. Ho grandemente desiderato, diceva Gesù, di stare insieme a voi, perché voleva condividere questa unione, questa intimità. Viviamo in tempi difficili in cui l'avversario cerca di seminare dei semi della discordia e della separazione, delle liti e delle invidie, non solo nel mondo, non solo nelle famiglie, ma se gli fosse possibile anche in mezzo alla Chiesa. È il tempo in cui l'avversario cerca di ingigantire agli occhi di ciascuno di noi quelli che sono i limiti e le mancanze del fratello, della sorella, del prossimo, degli altri, in modo tale che noi ci isoliamo e come Elia cadiamo nella trappola dello stare per i fatti nostri, come Elia ci incamminiamo lungo il deserto abbandonando tutto e tutti per rifugiarci in una stronca di solitudine dove compiangerci e autocommisurarci e gridare magari a Dio: sono l'unico che ti serve e che ti ama. No, Gesù ha grandemente desiderato stare insieme ai suoi discepoli, e quando Dio parla ad Elia, la prima cosa che gli dice: Elia, che ci fai in quella stronca? Tu devi tornare per andare e scendere in mezzo al popolo, perché lì ancora c'è qualcosa da fare, perché lì io ti ho chiamato, in mezzo al popolo, non qui su una stronca. E Dio non ti chiama a vivere nella solitudine, non ti chiama a vivere nell'emarginazione, non ti chiama a vivere rinchiuso nel tuo piccolo mondo. Dio ti chiama a stare insieme alla Chiesa, perché tu sei parte della Chiesa, sei il sangue di Cristo che ti ha salvato, e tu devi operare insieme alla Chiesa se veramente desideri fare la volontà di Dio, perché Dio non lo si serve da soli, ma Dio lo si serve insieme al popolo del Signore. Gesù aveva desiderato e quel giorno si riempì il suo desiderio. Spero che stamattina siamo venuti qui con questo desiderio, e se non c'era, spero che il Signore abbia operato in noi affinché sia nato questo desiderio, e che questo desiderio possa essere permanente nella nostra vita e si possa manifestare ogni giorno della nostra vita, affinché un giorno, quando Lui tornerà, e Lui sta per tornare, quando Lui tornerà per rapire la sua Chiesa, noi possiamo essere uniti al corpo di Cristo per andare a incontrarlo, per vederlo finalmente faccia a faccia. Finiranno le sofferenze, i pianti, i dolori, le lacrime, le paure e tutti gli annunci brutti di questo mondo finiranno, però prima dobbiamo vivere su questa terra camminando in comunione con Lui e con la Chiesa.